Luciano, quello che è successo ha lasciato tutti sgomenti, però la cosa positiva è che tanta gente ha mostrato solidarietà al popolo delle vele. Sì, la solidarietà c'è stata da parte di tutti, da parte di tutti i miei colleghi, e volevo ringraziarli a nome come concittadino delle vele di Scampia, perché io sono cresciuto qui dal 1980. Ma la cosa importante è quella di sensibilizzare soprattutto le istituzioni, perché qui c'è gente che vive nelle vele che ancora dagli anni 80 vive lì e devono avere ancora case assegnate, quindi voglio dire, le istituzioni a maggior ragione devono vedere di fare qualsiasi cosa il possibile per aiutare queste persone qua in difficoltà, insieme a loro anche coloro che hanno avuto delle assegnazioni successivamente. Quindi da parte di tutti ci devono essere collaborazioni, perché qui soffrono tante persone, devono essere aiutati. Qui c'è gente stremata, stressata, i bambini piccoli, insomma, e poi ci sono feriti, persone che hanno perso la vita. Quindi a maggior ragione cerchiamo di essere uniti, soprattutto in questa occasione, e vi parlo proprio veramente da concittadino delle vele, perché sono cresciuto, poi vabbè col tempo sono andato via, ma il mio cuore è stato sempre legato qui, perché qui ci sono i miei familiari, la mia famiglia, e sono molto vicino alle famiglie che hanno perso i propri cari e tutte le persone che hanno i figli e i nipotini feriti all'ospedale. Serve sangue, quindi come è stato detto da altri miei colleghi, serve sangue urgentemente, quindi facciamo di tutto. Facciamo di tutto per portare beni primari in questo posto, perché servono tante cose, soprattutto anche lettini per dormire, perché c'è gente che dorme a terra qui all'università che hanno creato qua, l'Università degli Studi di Napoli. Questo è un complesso dove è stato fondato da poco tempo, costruito da poco tempo, e qui la gente è dovuta venire a rifugiarsi. Quindi non facciamo che facciamo due cose buone e mille sbagliate, facciamo tante cose buone e importanti per questo posto, per gente che soffre già da troppo tempo e continua a soffrire. Va bene? Un abbraccio a tutti.